posso dire che i 7 ministri della Lega, le 7 poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. Sto cercando la sede distaccata del governo. Penso che abbia sbagliato posto. Cos'è, una spiaggia questa? Papete Beach, Milano Marittima. Ma c'era il telefono pronto, perché guardi che è questione di attimi che arriva, eh. Stanno aspettando tutti lui. Ma sta zoomando bene. Però ti devi imporre, cioè se no non ce la fai. Perché fare i ministri per il gusto di fare i ministri non ci interessa. O si possono fare le cose oppure la parola torna al popolo, che è l'unico proprietario della democrazia e dei ministeri in questo paese. Ma una volta c'erano, si fotografavano quelle in spiaggia, esatto, col bikini. Adesso c'è la mamma adesso. Ma adesso che cosa fa, la incornicia? Magari, sì, certo. Non va bene? Chi la sta mandando? Gruppi Facebook. Vengo da Napoli ogni anno. Apposta per fare la foto? In pellegrinaggio e adorazione. Letterale. Non vi nego, ma lo vedrete voi anche leggendo i giornali o guardando i telegiornali, che negli ultimi 2 o 3 mesi qualcosa è cambiato e qualcosa si è rotto, e quelli che erano i sì prima sono iniziati a diventare un bel po' di no. E l'Italia con i no non va da nessuna parte. Qui è stata allestita la war room leghista. Al primo ombrellone, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Secondo ombrellone, affari europei Fontana. Terzo ombrellone, invece, la presidenza del gruppo parlamentare della Lega Molinari. Aspetta, ma questo di preciso che ombrellone è? Perché questo... allora, di là c'è l'ombrellone presidente consiglio, della vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, a fianco c'era quello del Viminale e prima, a metà, c'era quello questo degli è... affari europei. Addirittura. E questo sarà quello del lavoro, allora. Sono stufo di attacchi quotidiani di quelli che dovrebbero essere alleati di governo. Questo governo in realtà ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli italiani. Allora, ministero è questo ombrellone? Cioè io? Sono qui al quarto. Quindi è fuori dal consiglio, dalla war room? No, sono qui lì più avanti? Sì. Ma la war room arriva fino a qua? Ah, ho capito, no. Cioè, anzi, fino a lì, perché c'è anche Durigon che si è spostato uno indietro. Sì, va bene. È fuori allora lei? Sì. Peccato. No, stavo solo pensando una cosa, perché non avete invitato Di Maio, che così magari si rilassava un po', facevate amicizia? Ma so che era a Porto Cervo recentemente, è da un'altra parte, più esclusiva a Porto Cervo che Milano Marittimo. Ci sono in Borghesiti. Luigi Di Maio con fidanzata, lui sta al mare così, con l'ultimo bottone della Lacoste stretto fino proprio qua, e a qualsiasi temperatura inevitabilmente le foto diventano subito iconiche. Viene, ecco qua, Di Maio comincia a essere presente in ogni dove. Qua lo vediamo appunto con Gerry Cavalletti, qua Houston abbiamo un problema. Ancora, eccolo qua, io l'ho visto nel Sahara l'altro ieri, a seguire, eccolo qua, al centro. Qua siamo a Tiananmen, andiamo avanti. Eccolo qui, vabbè, se non la fa nessuno la faccio io. Poi, eccolo qua, Rain Man, questa pure, devo dire, molto bella. Versione arancia meccanica. Questa è veramente strepitosa, perché qua è incrocia, diciamo, la storia dei Beatles, ma ce n'è una definitiva che è questa. Questa è un capolavoro assoluto, questo è un capolavoro assoluto. Chiunque dirà no alla TAV stia ben attento, perché mette a rischio il governo. Non permetterò più che si alimenti la narrativa di un governo che non opera, di un governo dei no. Ma Churchill c'aveva una war room, di tutto rispetto. Qui non è war room. Un po' più. Qui non è war room, noi siamo semplici. Cosa prevede l'ordine del giorno?
mare, mare, mare. Oggi mare, 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 mare. Stasera guarda comizio, comizio, comizio. Se vi becco che parlate russo tedesco, capisco che state lavorando. No, non ci abbiamo rubli, non ci abbiamo. I fumetti ci abbiamo, Diabolic. Quota 100 è il numero dei mojito da qui a stasera. Adesso vediamo, 60 più 40 però. Chiedo agli italiani di darmi pieni poteri. Mi chiedo, una persona come Monti cosa pensa di questa crisi? Ho pensato che lei se andasse al Papete ci andrebbe con l'Oden. Che immagino non ha mai bevuto un mojito in vita sua. No, quello sì, mojito? Mi piace, sì. Non riesco però a farne uso stravagante. Va bene. Chiediamo agli italiani la forza di prendere per mano di questo paese, di salvarlo e riportarlo laddove i nostri nonni ce l'hanno lasciato. Ha bisogno di regole, ordine e disciplina. Io porto pazienza, però l'Italia in questo momento ha bisogno di coraggio, energia, idee chiare e sì. Ieri sera e questo pomeriggio è venuto a parlarmi il ministro Salvini, il quale mi ha anticipato l'intenzione della Lega di interrompere questa esperienza di governo. E la volontà di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui il partito attualmente gode. E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante che sono un arrogante, tutte le volte che eri qui ti ho messo da parte. Non è importante. Guarda che se lega hai detto. Che hai detto de voler staccare la spina. E Salvini che risponde? Ma stavo al terzo mojito, stavo. Cosa importa te? Sognavo in Puerto Rico. Ma per il tuo pensiero te lo paradiso che ho sparito. È una camera normale, eh? È un cliente nostro da anni. Questa è la stanza di Salvini. Non ha preso la suite allora. Questa è la visuale che aveva Salvini la mattina. Sì. Dava là. Faceva il suo bagno, poveretto, là, al largo. Gentili senatori, la decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia, compromette inevitabilmente l'azione di questo governo, che qui si arresta. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell'Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Ha capito perché Salvini ha aperto la crisi l'8 agosto, tagliando di fatto il ramo sul quale era seduto, no? Potrei rispondere con una battuta, ma che non è comunque riguardosa per un senatore della Repubblica. Preferisco dire che era accaldato. Era accaldato? Sì. Aveva un ma po' nel l'effetto senso spiaggia. Effetto spiaggia. Palesemente contraddittorio il comportamento di una forza politica che pur dopo aver presentato al Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo non ritiri i propri ministri. Un'operazione che ha finito per distrarlo dai suoi stessi compiti istituzionali e lo ha indotto alla costante ricerca di un pretesto che potesse giustificare la crisi di governo e il ritorno alle urne. Lui dice qui sbaglia amico mio, lui ha questo intercalare su tutti gli amici suoi, amico mio, amica mia, lo dice a tutti, in questo caso lo dice al Presidente del Consiglio, lo guarda, e il Presidente del Consiglio dice tu parli dopo. Adesso. Mi legherò dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. Caro Matteo, hai annunciato questa crisi chiedendo pieni poteri per governare il Paese. Ti ho sentito invocare le piazze a tuo sostegno. Questa tua concezione mi preoccupa.
questa frase stranissima, datemi, voglio i pieni poteri, questa, faceva, di Salvini, questa, di Salvini quest'estate, ha fatto pensare a qualcuno che noi non vogliamo un paese putinizzato. Non abbiamo bisogno di persone, di uomini con pieni poteri, ma di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità. Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Cioè, io non, veramente non mi faccio capace. Cioè, questo, cioè, com'è possibile che questo, cioè, parla proprio di Salvini, no? Mm-hmm. Che beh, stava là, faceva veramente quello che gli pareva a lui, un pezzo di leader di quella maniera. Sì. Che proprio, altro che baciare i crocifissi, cioè quella fra poco, se resisteva ancora un poco, faceva proprio comparire la Madonna di Fatima durante i suoi comizi, a comanda la faceva comparire. Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno, non l'avevo capito, me ne dolgo, pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, inefficace, incosciente. Bastava Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti. Non serviva il Presidente del Consiglio. Mentre Conte parla c'è questa espressione interdetta e la frase è geniale. Ammazzo, così sul cazzo te stavo. Com'è successo? Cioè, com'è potuto succedere? Che questo che pare veramente che poteva fare quello che voleva, cioè si è cappottato da solo dentro a un parcheggio, no? Con la macchina, col freno a mano tirato. Ma come fa? Il cappottamento nel parcheggio, come ha fatto? Quello dove lui ha veramente fallito è la sua dimensione di uomo di governo. Era il padrone d'Italia. Un senso fortissimo. E si ritrova lì fuori dal palazzo. Secondo me è stato Verdini. No, secondo me gli ha buttato la figlia sotto, no? Cioè, ti piace mia figlia, se sono fidanzato, no? Perché c'è stato sì, un periodo. Non so assolutamente dove sono stati fidanzati un sì, periodo. Sì, e hanno sì. fatto le cene a casa. Vabbè, quello è farmi e Verdini, che non era nuovo a queste imprese, gli diceva, una continuata, quello mangiava, la figlia, mangiava e diceva, fai da solo, ma che stai ancora là con la Lega? Agisci da solo, vai così. E insistevi. Quello si è convinto, ha detto, quello, dico, mo mio suocero mi dice una cosa per un'altra, nell'interesse della figlia, è andata là e ha fatto un macello. Adesso io credo che Salvini abbia pagato la sindrome del 40%, che abbiamo già visto colpire come una mannaia, insomma. Credo che abbia fatto veramente un errore di sbrasoneria, di come dire, di intoccabilità. Salvini. E ogni notte sarà sempre come il capodanno di Nainggolan. Ostriche e champagne viene giù la valanga. Non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con loro. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Colgo l'occasione per smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi PD 5 Stelle. La piovra del Partito Democratico, inchiesta dovunque, Trivellopoli, Gomorra PD, Mafia Capitale. Se ci fosse da votare un governo o con i 5 Stelle o con la Lega, io voterei contro. Sto ricevendo in queste ore accuse di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. Quando mi sono seduto al tavolo con un po' di scetticismo, anche perché venivamo da un'esperienza non facile nel precedente governo, beh, quando ho posto sul tavolo, guardate che gli italiani hanno votato nel 2011 un referendum per l'acqua pubblica, per riprendersi la gestione dell'acqua, dobbiamo fare una legge, mi ha stupito positivamente che fossero d'accordo. Sul salario minimo siamo d'accordo, sulla rivoluzione ambientale dell'Italia per renderla 100% rinnovabile siamo d'accordo. Allora, per come la vedo io, restando né di destra né di sinistra, può iniziare un nuovo percorso in questi tre anni per fare delle cose per gli italiani. Se non le faremo saranno prima... gli italiani a mandarci allora, a casa. Faccio... Che vi possano ammazzare tutti quanti. Fico il moscio, ovviamente, Di Battista detto Dibba, Luigino Di Maio il Cierichetto. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe.
questo matrimonio sa da fare. Gli italiani che hanno votato in questo anno e mezzo, in qualunque elezione, hanno detto grazie Partito Democratico no. Renzi, La Boschi, quindi ha sbagliato Gentiloni, Mattarella? Li abbiamo provati, no grazie. Ma ha sbagliato Mattarella allora, beh, scusi? Non do lezioni al Presidente della Repubblica. La via più semplice, più democratica, più trasparente sarebbe stata quella delle elezioni. Chi ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre. Oggi c'è il governo giallorosso, Diego. Capisci? Te la ricordi quella? Eh? Ma quale Berlinguer, ma quale Ingrao, Falcao, Falcao, il nostro Mao. Quello era il governo giallorosso. Hai ragione, Andrea. Andiamo. Andiamo. Io mi ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu, mai. E adesso giura. Come qualcuno dice, la coerenza è l'ultimo rifugio delle canaglie, no? Perché abbiamo visto per anni, e soprattutto nell'ultimo anno, imperversare nel PD l'hashtag senza di me. Da un certo momento in poi, miracolosamente, è imperversato l'hashtag vengo anch'io. A volte ti succede di vedere dentro al cuore, a volte tu ti blocchi, non sai dire le parole. È proprio come adesso che sto entrando in ascensore, e lì all'ultimo piano c'è la porta di mio. Marco, ma chi sono questi? Dov'è Toninelli? Fontana, quello della famiglia, dove sta? A chi ci pensa la famiglia adesso? Oh, eccolo, il vero premier. Andiamo. E il grande fratello bacia ballando sotto le stelle. Ma è grande fratello bacia ballando sotto le stelle. Vabbè, ora non possiamo, siamo un ragionamento, Marco. Batte forte il cuore, primo piano in ascensore. Batte forte il cuore. Senti, io penso che questo governo, più che democristiano, sia raccapricciante, anche perché non ha alcun programma, nonostante si sia parlato molto di programma, io non l'ho ancora visto. Conte bis si traduce Monti bis, il governo del massimo inciucio. Nell'uno e nell'altro caso, ministro Salvini, lei perderà. Mi sembra chiaro chi stia tradendo la fiducia del paese. Leggo la composizione del governo. Federico agli esteri arriva Luigi Di Maio. Io mi sono impegnato a non parlar male di coloro con i quali ho governato fino a poco tempo fa, di non rispondere agli insulti. Agli esteri Luigi Di Maio. Cioè, uno passa in 15 giorni dal Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico al Ministero degli Esteri, così. Così. Come se avessero detto a me, guarda Salvini, non fare più il Ministro dell'Interno, fai il Ministro dei Trasporti, il Ministro degli Esteri, il Ministro dell'Economia. No. Se so fare una cosa, faccio bene quella. Io invidio quelli che nell'arco dello stesso mese di agosto riescono a diventare Ministri del Lavoro e ministri degli esteri. Chapeau. Potere della sopravvivenza, potere della poltrona. Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inferno, questo amore sarà già un uccello.
L'autorevolezza che la politica dovrebbe avere si basa sulla coerenza, si basa sugli statement, come si dice in inglese. Cioè, io dico una cosa perché il mio pensiero e non è una brezza di Ponente. È il governo che ha più ministri, 21. Poi vediamo quante altre poltrone riusciranno a distribuire a destra e a sinistra. Presidente Mattarella, lei parlava di un governo di lunga durata, di grande respiro, con solidi principi e un programma comune. Ma non le viene da ridere. Secondo te andrà avanti a lungo questo governo? No, io più che scommettere farò, diciamo così, dei riti magici affinché si tolga dai piedi in fretta. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Giuseppe Conte, vedete? Da un lato i fischi, dall'altro gli applausi, eccolo. Tra 5 minuti parlerà in Senato. Ecco il portavoce, Rocco Casalino, ed eccolo, ecco Conte. La Lega ha presentato una mozione di sfiducia. Mi viene riferito da un'agenzia che questa mozione adesso sarebbe stata ritirata. Scusatemi, ma io sono molto lineare. Se c'è mancanza di coraggio, non vi preoccupate. Me l'assumo io di fronte al paese che ci guarda. La Lega ritira la mozione di sfiducia, il governo Conte 1 potrebbe rimanere in piedi, ma Conte dice mi prendo io il coraggio che non hai tu, e dire questa cosa a Salvini è una cosa potente in questo scenario, ok? E Conte qua diventa un altro, non è più l'uomo senza anima che abbiamo raccontato, ma diventa il leader di tutti gli antisalviniani del mondo, e tutti dicono, hai capito Conte? Tutti. Io penso che abbiamo il miglior Presidente del Consiglio degli ultimi 30 anni. Ho capito, ma oggi sta andando forse a dimettersi, no? Perché chi eventualmente ne ha chiesto la sfiducia si assumerà le sue responsabilità. Il 20 agosto, il giorno che ha cambiato la politica italiana, è il giorno della definitiva trasformazione di Giuseppe Conte. Permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli. I suoi vice in silenzio seduti, lui in piedi, che studia in modo teatrale ogni pausa e provoca le reazioni di chi ascolta. Sollecitarli a votare ogni anno è responsabile. Prego applauso. Addirittura, guardate, l'esultanza di Damiano, cioè Damiano lì esulta, esulta. Salvini, zittito pubblicamente, può solo fare le facce e provocare, baciando il rosario. Conte gli mette subito una mano sulla spalla. Matteo. Diventa così l'anti-Salvini, quello che solo un anno prima era considerato un burattino nelle mani dei suoi vice. Visto adesso Conte, ma ha fatto un passaggio umano, proprio antropologico, pazzesco. Era in 4 mesi, era un cazzo di professorino messo lì in università che faceva l'esegesi del diritto romano, e adesso è qui, cambieremo il mondo, cazzo! Il primo a intuire la metamorfosi di Giuseppe Conte è stato Beppe Grillo. Pochi mesi prima era solo lo sconosciuto giurista della squadra di potenziali ministri di Luigi Di Maio. Mi piacerebbe mettere a disposizione la mia competenza professionale. Poi fu il premier avvocato degli italiani, garante del governo giallo-verde. Sono professore avvocato, mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti gli italiani. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Di Maio e Salvini prima, Renzi e Grillo ora. Un abile mediatore o un semplice trasformista? Un abile politico. Un manager della politica. Cioè lui non è un politico. È uno che gestisce la politica, ma la gestisce come se dovesse rispondere agli azionisti, che sono il popolo per lui. È un personaggio abbastanza eccezionale nell'arco della Repubblica Italiana, non abbiamo mai visto un personaggio così. Sembrava che Conte fosse pronto a lasciare e invece ha raddoppiato, riuscendo con un triplo carpiato a proporsi come naturale successore di se stesso, con una maggioranza in cui i rossi del PD hanno preso il posto dei verdi leghisti. Federico Rampini,
Ma questo Conte... Ma c'è un'intuizione, due, eh? C'è un'intuizione. Sono due i conti. Che l'errore di ortografia di due Trump, Giuseppi. L'errore di ortografia di Trump, l'intuizione è quella, no? Che lui ha messo al plurale perché sono due i Conte e quindi Giuseppi, no? Conte, un poco alla volta, si è preso il suo spazio sempre di più, lavorando sotto traccia per avere un'autonomia e delle sponde internazionali, come se volesse già prepararsi a un cambio di scenario. Gli amici di ieri, gli interpreti del cambiamento, non diventano avversari, diventano nemici. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Adesso ovviamente deve evitare di sottovalutare le differenze che ci sono in questa fusione a freddo, molto raffazzonata per i tempi che ha imposto la crisi tra PD e 5 Stelle. Io, se fossi in lui, direi ai ministri di fare come la nuova ministra dell'Interno, levargli proprio i social. Chi se ne va, che male fa, cantava la mitica Caterina Caselli, ed è quello che oggi prova a dire Matteo Renzi. Lascio il PD e sarà un bene per tutti, anche per Conte. Ho deciso di lasciare il PD e di costruire insieme ad altri una casa nuova per fare politica in modo diverso. Dopo 7 anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi. Il nome della nuova sfida che stiamo cercando di lanciare sarà Italia Viva. Italia Viva. Per essere liberi e Italia Viva, per fare far crescere. E poi fa meno male che Renzi, c'è un'altra cosa. Girando un po' per l'Italia per fare incontri, eccetera, non ho mai incontrato nessuno che mi chiedesse per favore mi dica quand'è che Renzi fa un nuovo partito, perché se ne sente un'esigenza impellente. Italia Viva le piace come nome? Ma io non, adesso non mi faccio commentare, io rispetto le scelte, stiamo parlando di un'iniziativa politica, cioè non è che debba piacere a me, insomma, non trovo. Ma lo trova efficace Italia Viva? Ma bisogna vedere cosa c'è dentro. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé, sostanzialmente, che è il suo ultimo rifugio dopo aver fatto il segretario 2 volte, il presidente del Consiglio. Adesso credo che la cosa che gli interessa di più è che se lo fili qualcuno. È bello tornare dal mare, con la voglia di ripartire, con i finestrini semi abbassati, tirando ancora un poco indietro il sedile. Buongiorno! Smetterla, smetterla, smetterla così. Come va la corsa? Un po' che la cerco, perché francamente mi ha stupito, prima facendo nascere questo governo giallorosso, perché di fatto è merito suo, e poi scindendosi dal PD ha lasciato un po' i suoi ex compagni col cerino in mano. Ci è già capitata la ferita di vedere un segretario uscire dal partito, io non ne voglio vedere un altro uscire. E poi su che cosa? Dove sono le visioni talmente diverse da giustificare una spaccatura? Sulla politica? Su cosa? Dove sono? Su cosa è successo, dato che la strada l'abbiamo imboccata insieme, siamo appena all'inizio di una stagione politica diversa. Dove sono? Perché rischiare di indebolire un governo appena nato? Perché? Quali sono le ragioni? Allora la voglio dire a Renzi, non parlo, non parlo. Il PD è la casa di tutti, il PD è casa tua e casa nostra. Sono tra quelli che non sono spiazzati in realtà, perché credo che il tempo che...
con cui è stato fatto, insomma ne parliamo oggi, abbia un senso in questa logica, perché si è formato il governo, perché ieri hanno giurato i sottosegretari, perché in quel governo sono presenti persone che stimo e che sono state messe da Matteo Renzi. Non trovo giusta la decisione. Domanda, lei adesso va con Renzi? Certo che vado con Renzi. Certo, no, io volevo sapere. Notizia. Cosa farà Renzi? E Renzi cercherà di ricattare il governo Conte, è molto semplice. Adesso siamo all'apoteosi. Cioè, se c'era un momento in cui nessuno avrebbe capito una scissione, era proprio questo, perché dopo mesi in cui nessuno ne sentiva parlare, improvvisamente quest'estate aveva avuto un'idea, anche utile, e cioè aveva costretto con i suoi gruppi parlamentari Zingaretti, che voleva andare alle elezioni, a fare l'accordo con i 5 Stelle. Zingaretti lo ha fatto e adesso Renzi gli dice: sai che c'è, io me ne vado. Cioè, chi vuol bene all'Italia oggi deve voler bene al governo Conte. Però mai come in questo momento, paradossalmente, all'interno del Partito Democratico c'era una certa unità, perché alla fine Zingaretti di fatto ha accettato una sua decisione, perché lui voleva andare al voto. Lei conosce la crisi del settimo anno che riguarda in particolar modo le coppie. Io sono 7 anni che cerco disperatamente di lavorare nell'interesse del Paese per il Partito Democratico. Penso che sia arrivato il momento di separare le strade. Come si dice in questi casi? Restiamo amici. Matteo Renzi non è un segreto, è un amico di Umberto Contarello, che è lo sceneggiatore della Grande Bellezza, oltre che di tutti gli altri grandi film. E Gambardella in quel film dice: io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. Matteo Renzi è il Jack Gambardella della politica italiana. E la cosa più paradossale di tutti è questa festa, chiamiamola così, che si chiama Governo Conte 2, l'ha organizzata proprio lui e adesso si candida a farla fallire. Bentornati all'Aria che tira, un partito allegro, divertente, che faccia entusiasmare, insomma, allegria. Ha fatto una figuraccia davanti agli italiani, perché non si imbastisce un governo e poi si fa una forza parallela che ha il potere di farlo cadere in qualsiasi momento. Quindi, secondo me, Matteo Renzi ha fatto una figuraccia. Poi ha anche sciolto un grande equivoco, che è l'equivoco del PD, che è un partito che alla fine non è mai nato. Abbiamo fatto mesi fa una scelta dolorosa, difficile, ma peraltro la stessa scelta che avevano già fatto centinaia di migliaia di militanti e di elettori in silenzio. La politica di questi anni del Partito Democratico non è stata una politica di centrosinistra. A sinistra la parola scissione va sempre di gran moda. L'ultima in ordine di tempo è stata quella di Bersani e D'Alema. Gli ex titolari della ditta lasciarono il PD nel 2017, in polemica con Matteo Renzi. Ora è arrivato il turno del rottamatore fiorentino, ma fu proprio lui ad avvertire i compagni che correvano un grosso rischio. Chi di scissione ferisce, di elezioni perisce. La storia del Partito Comunista Italiano inizia con la scissione dei socialisti nel 1921 a Livorno. Da allora le frantumazioni a sinistra non si contano. Senta, Minezza, tornando alla politica, la scissione del PD, come la vede? Ma vedo, quello è un fenomeno naturale, è un fenomeno perfettamente normale, non c'è il caso di preoccuparsi, è sempre stato così. Fondamentalmente a sto paese le sinistre sono sempre state due. Una sinistra lesionista e una sinistra autolesionista. Se li chiamassero così, invece di inventarsi tutti questi nomi, libertà, sta fresca e cose, sarebbe molto più chiaro. È una questione dei gusti, che ti piace i voti. Nel lontano 1892 nasce il Partito Socialista Italiano. Dopo meno di 30 anni, durante il congresso di Livorno, il partito perde un pezzo. Nasce così il Partito Comunista Italiano. Nel 1947 anche Saragat lascia i socialisti e fonda lo PSD, mentre nel 64 va via Vecchietti, che fonda lo PSU. Intanto i comunisti nel 1971 perdono il PDUP. Arrivano così gli anni 90. Il PCI, grazie alla svolta della Bolognina di Occhetto, si trasforma in PDS. Il PD Yin e il PD Yang, ecco, te posso dire questo, PD Yin e PD Yang...
che ruotano l'uno attorno all'altro in un eterno ciclo di illusione e delusione, illusione e delusione. Ma così facendo si riducono tutte e due, però. È certo che si riducono, perché il problema che è che ogni volta che te scindi perdi i pezzi, se vai a sommare i voti di quello e di quell'altro non ci arrivi mai al totale che c'avevi prima. Certo. Nello stesso anno D'Alema ammaina definitivamente la bandiera rossa e così il PDS diventa DS. Nel frattempo, Bertinotti toglie la fiducia a Prodi, ma Diliberto non ci sta e saluta Rifondazione, creando il Partito dei Comunisti Italiani. Intanto, nel centrodestra si forma il nuovo PSI, mentre nel 2005 lo SDI si allea con i radicali, creando la Rosa nel Pugno. Ma il progetto naufraga dopo le elezioni. Nel 2006 Ferrando, dopo aver lasciato anche lui Rifondazione, crea il Partito Comunista dei Lavoratori. Nel 2007 nasce il Partito Democratico. Oh, noi di sinistra siamo così, siamo gente semplice, vedi, schema, questo è uno schema che poi porta alla fine di qua a Renzi, ma effettivamente la complessità è quella che chi è di sinistra ben conosce. PD a sinistra perdono i pezzi, no? Perdono i pezzi, allora perdono i voti, per riguadagnare quei voti si devono spostare un po' più a destra. Poi fanno un'altra scissione, hanno perso i voti, per riguadagnare quell'altri voti si devono spostare ancora più a destra. E così, e così, e così, finché non fanno tutto il giro e si ritrovano da capo all'estrema sinistra. E si ricomincia il nuovo ciclo, che secondo la profezia di padre Pinoli dovrebbe cominciare nel 2065. Un abbraccio a chi resta forte, forte, forte. Nessuna polemica, non sentirete mezza parola mia contro di loro. Chi è che deve stare sereno? Conte? Zingaretti, chi? Se dico stai sereno è un casino. Ma se avesse quell'effetto io lo direi a Salvini, perché io non ho fatto tutto sto casino perché voglio fare una polemica interna. Io ho fatto tutto sto casino, chiamiamolo così, perché penso che Salvini abbia segnato una brutta pagina nella storia educativa e culturale di questo paese. Con tutto il rispetto per tutti, il mio avversario è Matteo Salvini, ma vorrei combatterlo non con gli equilibri di palazzo, i giochi di potere, ma cercando di portare tanta gente, perché questa sarà un'operazione di gente, di popolo, e non un'operazione di palazzo. Cinerenzi, Cinderella man. La principessa scisti, pure questa, niente male. La scissione. She's my baby, Emiliano Galli. Bibabalula. Bibabalula. Bibabalula, she's my baby. Bibabalula, don't be baby. Bibabalula, she's my baby. My baby, my baby. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all.